Oggi siamo venuti a visitare uno degli hub vaccinali della provincia di Como, quello di Villa Erba a Cernobbio, e sono stata invitata a fare il percorso per le persone con disabilità, un percorso protetto, ben strutturato e che garantisce protezione e tutela alle persone con grave disabilità, con fragilità e alle loro famiglie. Devo dire che riconosco il grande lavoro di squadra, in particolare il lavoro di AST Lariana, dei sindaci, del comune di Cernobbio, di Como, dell'amministrazione, insomma, che si sono messe al servizio dei cittadini per fare un lavoro di squadra e dare un servizio davvero che sia a misura di famiglia, a misura di utente. Questo è il secondo hub vaccinale attivato nel territorio lariano per la campagna di massa e quindi lunedì si parte. Si partirà con 8 linee dedicate, sono 5 più 3, 3 sono gestite da equip in qualche misura orientate a gestire e ad accogliere persone disabili e quindi a garantire una maggior fluidità nel processo vaccinale. Questo consentirà di vaccinare circa 720-750 cittadini al giorno. Arriveremo poi ad alimentare ulteriormente le linee vaccinali sino a un numero di 10 e avremo 1.440 cittadini vaccinati fino ad arrivare a regime a 24 linee di attività e allora lì vaccineremo circa 3.500 cittadini al giorno. Sempre dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7. Questo è un po' l'infrastruttura, come dire, di governo dal punto di vista organizzativo di questo hub.